quando ho guardato la strada, tu eri lì in mezzo. Aspetta, tu volevi farti investire? Stavi cercando di farti investire? Una fottuta ragazzina che vuole morire, è esattamente quello che mi serviva. Dai, Sean. Ma dai. Sophie. Stavi cercando di farti ammazzare. Ho provato anche con le pillole, ma me le hanno fatte vomitare. Prendendo cosa? Una scatola di vitamina Sean, C? Smettila! Poi ho cercato di spararmi, ma purtroppo non ci sono riuscita. Scusa, non ce la faccio più a sentirla. E adesso dove stai andando? Non ha importanza. Sophie, perché vuoi ucciderla? Non lo so. Aspetta, so dove ti ho vista. Eri in quello show, alla TV. È stato uno show orribile. Volevo cantare una canzone di Madonna e invece mi hanno fatto cantare una canzone di una certa diva. Che razza di nome è? E non sei arrivata alle finali? Non importa, non ho vinto. Giuro sugli occhi dei miei figli che è vero. Giuro sugli occhi dei miei figli che è vero. È vero. Lo conosci questo? Aspetta un momento. Il cuore mi è arrivato in gola. Guarda la foto. Lo conosci questo? Thomas Rusk. Era un soldato in Bosnia. Sì, lo conosco. Perché ti vuole morto? Perché ho visto qualcosa. Qualcosa che ha fatto lui? È un uomo orribile. Che cosa gli hai visto fare? Senti, mi ha detto che dovevamo spaventare la ragazza. Io ho chiesto di non farle del male. Lui mi ha colpito e sono svenuto. Quando mi sono svegliato, la ragazza era morta. Hai qualcosa di forte? Certo, sono un uomo dei Balcani. Loza è roba molto buona. Adesso sono in Danimarca per guadagnare un po' di soldi per la famiglia. Sai, senza documenti, lavoro. Lavoro nero, mi capisci? Vuoi bene alla tua famiglia? Che cosa vuoi dire? Se gli vuoi bene, perché non te ne torni in Bosnia? Perché io non posso tornare dalla mia famiglia a mani vuote? Capisci? Niente lavoro, niente soldi, è chiaro? Assaggia. Non è per me. È per te. Ho bisogno di una delle tue dita. E poi devi sparire. E dobbiamo farlo adesso. Cazzo. Forza. È disgustoso. Il mio biglietto? Sì, certo. Eccolo qui. Dove vado? Francia. A che serve il telefono? Così mi sarai sempre vicino, Sean. Sean? Sì. Grazie, amico. Di niente. Ci vediamo.
stai facendo? Niente, sto qui. Te ne sei andato per 10 minuti. Che cosa succede? Avete tutti tendenze suicide? Che c'è? Io non ce la faccio più. A fare cosa? A stare con te. Perché? Perché ho rubato una cassaforte? No, non perché hai rubato una cassaforte. Perché hai ucciso un uomo. Kira. No! Forse quell'uomo meritava di morire, io non lo so, ok? Ma tu che cosa ti aspettavi da me? Spiegamelo! Che ti avrei accolto a braccia aperte e che avessi fatto finta che non fosse successo niente! Insomma, Sean, che cosa pensavi che avrei detto? Hai ucciso una persona, sono cose che succedono, va bene? Kira. Oh, per favore, mi passi il sale? Hai finito? Per te è solo un gioco! Non ho mai detto di aver ucciso un uomo, solo che dovevo farlo! Perché mi stai facendo questo? Zitta. Non dire niente. No, niente. Kira. Non dire una parola. Sì? Com'è andata? Sei a casa? Sono in prigione, conosci un buon avvocato? Dimmi solo che va tutto bene. Va tutto bene. Quando verrai qui? Faccio un paio di giri ancora. Aspetta un secondo. Lo scherzo di farlo nascere prematuramente, vero? Un guardiano senza una chiave, che cosa credi? Non fare niente di cui poi potresti pentirti, sai cosa voglio dire? Sei ancora lì? Sì, ci sono. Sto arrivando da te, va bene? Va bene. Coglione. Ok, no, Kira. No, devi assolutamente dirmi che cosa sta succedendo, devo sapere! Potresti cominciare col dirmi con chi stavi parlando? Era Thomas. Thomas chi? Il Thomas che aveva sposato mia sorella, ok? Tua sorella era un'americana sposata a un Thomas? Sì, perché? Che c'è? Di cognome faceva Rask. E tu come fai a saperlo? Come va? Ciao. Ciao, Thomas. Ciao. Ascoltate, Colin non c'è? Sta facendo spinning. Grazie tante. Ci vediamo. Non ha pagato la banana? No, non lo fa mai. Lo conosci? Thomas Rask, compagno di scuola. È un tuo amico? È un grandissimo stronzo. Perché sta parlando con Colin? Se mi fai 20 minuti di massaggio, ti racconto qualche pettegolezzo piccante. Con quelle spalle bastano 5 minuti. 10. 7. D'accordo. Va bene. È bello. Parla o mi fermo? Ok. Ma non devi dire niente a nessuno, d'accordo? Parla. Colin traffica con gli steroidi. Li vende praticamente in tutto il paese. Stai scherzando? Sta a sentire. Colin ha dato a Thomas $150,000 per una cassa piena di Dianabol e Vinstrol V. Il problema era che erano tutti fasulli. E Thomas ha fatto sparire davvero i soldi. Quindi Thomas ha speso tutti i soldi dell'affare di Colin? Sì, Colin ha dato di matto, è impazzito. Che è successo? Hai visto i fori in cima alle scale? Si è sfogato così. Che cosa mi dici dei soldi? Thomas gliene ha restituiti la maggior parte. Doveva per forza. Non si può fregare Colin. Colin conosce chi è pronto a tagliarti la gola per una cassa di birra. Proprio incredibile, non ne avevo idea. E come potevi? Sai che penso? Cosa? Penso che Thomas abbia ucciso sua moglie. Davvero? Una ragazza americana. Ha pagato Colin con i soldi dell'assicurazione. Sul serio? Non lo so, forse. Lo sapevi, vero? Voglio che tu faccia una cosa per me. Cosa? Prendi Sophie e portala da qualche parte. Non vi voglio qui intorno quando tra poco arriverà Thomas. Che cosa vuoi fare? Non ti preoccupare, voi due andate, ok?